Ragazzi, innanzitutto ho girato la cassa per 20 minuti perché non sapevo che maglietta mettere, perché ho le magliette sporche e non posso fare la recensione a petto nudo. Quindi mi sono messo questa maglietta, ma in realtà sotto i pantaloncini. Dopo questa rivelazione, José, torno dal primo spettacolo per Alien Covenant. Vespertini prova sensazioni contrastanti. Come ho già deciso, detto nella recensione di Guardiani della Galassia, cercherò di essere breve e proprio conciso e rapido. Alien Covenant, film diretto da Ridley Scott, storia di Jack Plagen e Michael Green, giusto per intenderci, Michael Green è lo scrittore di Sex and the City, Smallville, Heroes, Green Lantern, Logan, lo scrittore di Logan, Alien Covenant, Blade Runner 2049, Omicidio Assassino sull'Orient Express, forse quello nuovo con Johnny Depp, forse, sì, infatti. E poi American Gods, che a quanto pare è una serie televisiva. Allo stesso tempo lo screenplay, quindi l'adattamento della scenografia su film, è di Dante Harper e John Logan. John Logan ha fatto lo screenplay del Gladiatore, lo screenplay della Macchina del Tempo, lo screenplay di Star Trek Nemesis, lo screenplay dell'Ultimo Samurai, scrittore degli Aviator, quello di con Leonardo DiCaprio, Howard Hughes, lo screenplay di Sweeney Todd, lo screenplay di Coriolanus, lo screenplay di Hugo, scrittore di Skyfall, creatore di Penny Dreadful, lo screenplay di Spectre e Covenant. Quindi diciamo che, oh sì, che bello grattarsi, diciamo che John Logan e Michael Green comunque hanno mangiato il loro pane. Ridley Scott non c'è neanche bisogno di parlare. Andiamo avanti. Le musiche, che ho gradito molto, non erano straordinarie, ma erano, oserei dire, migliori di quelle di Prometheus. Sono del carissimo Jed Kurzel, sempre il fratello di Justin Kurzel, quello che ultimamente sta facendo tutti i film. Ragazzi, Vespertini qui è totalmente esagitato perché io, come ho detto già precedentemente ad altre persone, non so se dare al film un 6 per la storia o un 9 per il nemico. E ora vi spiegherò tutto. Una piccola nota interessante, ragazzi. Il cinematografo, cioè il capo delle telecamere e delle luci, è un certo Darius con la Z, Wolski, polacco, che ha diretto una serie di diretto, che ha fatto il cinematografo per una serie di film interessanti, fra cui Il Corvo, Dark City, Il primo Pirati dei Caraibi, il secondo, il terzo, Sweeney Todd, Alice in Wonderland, il quarto Pirati dei Caraibi, Prometheus, The Counselor, quello del 2013, infatti, Exodus, The Martian e Alien Covenant. Un'altra nota di merito: il film è editato, quindi il film editor, letteralmente il montatore. Ecco, che cosa. Certo che è fighissimo, no? Film editor, il montatore, è un certo Pietro Scalia, che vedo in tantissimi film, e che scopre adesso essere catanese, ma uno che si chiama Scalia non può che essere siciliano. Il carissimo Pietro Scalia ha fatto l'editor, quindi il montatore, per una marea di film: JFK, Il piccolo Buddha, Soldato Jane, Good Will Hunting, che è genio ribelle, credo, Il gladiatore, Hannibal, Black Hawk Down, Memorie di una geisha, American Gangster, Hannibal Rising, quello del giovane, quello ambientato durante la guerra e nel post-guerra, Robin Hood del 2010, Kick-Ass, Amazing Spider-Man, Prometheus, The Counselor, Amazing Spider-Man 2, The Martian e ovviamente Alien Covenant. Quindi diciamo, ragazzi, che alla regia, no, l'intera truppa, l'intero equipaggiamento, l'intero Bifidus di questo film merita. Ma comunque, ora andiamo avanti. Il film, se avete visto il prologo qualche giorno fa, si apre con la spedizione Covenant, che Vespertini ha cercato su internet, vuol dire patto, alleanza, Covenant. Ma in effetti i 10 comandamenti, l'arca dell'alleanza si chiama The Covenant, con la nave Covenant, che
cerca di raggiungere un pianeta abitabile da colonizzare. Il succo del cazzo è sempre quello. L'umanità, che probabilmente avremo raggiunto i 10 miliardi, che la Terra sta letteralmente soffocando sotto il peso della nostra merda, e quindi dobbiamo andare in giro a colonizzare altri pianeti. Il succo è sempre quello. Devo ammettere che Alien Covenant, da un lato, prende da Prometheus per la grafica, per la modernità della regia di Ridley. Dall'altro, però, si ritorna un pochettino ai terrori dei primi Alien. È stato fatto un casting bizzarrissimo, bizzarrissimo. Abbiamo Michael Fassbender, abbiamo come, diciamo, figura femminile, sì, perché Ridley ama le donne e fa benissimo, una certa Caitlin Waterston, Waterston, ecco, una tizia Anonymous, che devo dire non recita né bene né male, cioè ha fatto il suo ma non è stata eccezionale. Ho preferito numi rapace, ah! Ho preferito numi in Prometheus, devo ammetterlo. Abbiamo la faccia di gomma Billy Crudup, che ho visto una sola volta quest'uomo recitare in Mission Impossible 3. Diciamo che come persona non mi piace. Secondo me ha uno sporco segreto nell'armadio, Billy Crudup. È bravo a recitare. Abbiamo la scelta forse più assurda e criticata dell'intero film, anche su internet l'ho letto, Danny McBride. Danny McBride è un attore prevalentemente comico. È stato la spalla di Ben Stiller, è stato la spalla di Will Ferrell. Quest'uomo ha fatto sempre cose comiche. Improvvisamente lo fichiamo in Alien Covenant, un film che sappiamo sarà una disgrazia. Boh, chi ha fatto il casting di questo film e poi non lo voglio vedere. Dopo Danny McBride abbiamo James Franco. James Franco e Danny McBride. Infatti, lessi su internet qualche giorno fa, e nel prossimo Alien chi ci sarà? Seth Rogen? O Rogen, che dir si voglia. Sì, in effetti un cast veramente bizzarro. Nel cast c'è anche, nell'equipaggio di 15 elementi, forse l'equipaggio più grande che ha mai avuto un film basato su Alien, 15 elementi. Abbiamo anche Damien Bichir, quello che fa Bob, Signor Bob, in Hateful Eight. Abbiamo Guy Pearce e Numi Rapace. Lo so che non si dice rapace, ma fatemelo dire, cazzo. Devo dire un castone. Un gastone. Dal punto di vista registico, non si può negare che Ridley sappia fare i film. Ha messo quello che mancava a Prometheus, ma ha tolto quello che doveva esserci in Prometheus 2. Ragazzi, io non ce la faccio a raccontare un film che mi ha colpito, sia in positivo che in negativo, senza fare rovinatori. Quindi il consiglio a crudo di Vespertini è andatelo a vedere, ma non a prezzo pieno. Fine. Andatelo a vedere, ma non a prezzo pieno. Ora siamo in zona rovinatori, vaffanculo. Ragazzi, il film si apre con la morte di James Franco. Quindi, da 15 siamo passati a 14. Praticamente, il Covenant si stava recando a un pianeta del cazzo distante 7 di persona, quello che era potenzialmente abitabile. Infatti erano partiti con coloni, i coloni, oddio, i coloni, sì, la colony di coloni, oh cazzo, con degli embrioni, ed erano andati là, o meglio, erano diretti là, col preciso scopo di colonizzare. Se non che c'è un guasto alla nave, non vi dico, non c'è tempo da perdere, e loro, mentre aggiustano questo guasto, ricevono l'ennesimo trasmissione radio del cazzo, esattamente come il primo, l'ennesimo SOS del cazzo. Ovviamente riescono a raggiungere, cioè a intercettare il pianeta da cui arriva la trasmissione, e si rendono conto casualmente che è abitabile. Quindi giustamente loro si chiedono per quale motivo andare nel pianeta che è lontano 7 anni, quando possiamo arrivare nel pianeta che è dietro l'angolo. E vanno al pianeta dietro l'angolo. Tre membri dell'equipaggio rimangono sopra, mentre tutti gli altri scendono. Ricordiamoci che da 15 siamo già a 14, perché James Franco muore subito ed è il fidanzato di Catherine Waterston.
Scendono sul pianeta per cercare questo benedetto segnale radio e già due tizi dell'equipaggio si infettano con dei funghetti che schiacciano, che rilasciano delle spore che gli entrano nel corpo e si infettano. Quindi da 14 siamo passati a 12. Ovviamente uno dei due infetti viene portato in infermeria e comincia a schizzare sangue, ad avere delle convulsioni. Una tipa chiude l'altra tipa nella stanza dell'infermeria con quello là, quindi praticamente 12 meno 1, 11 meno 2, 10. Dal tipo infetto esce un mini alien, la tipa che preda il panico spara dovunque ed esplode la navetta infermieristica, quella, il pod che si stacca dalla Covenant. Boom! E siamo bloccati sul pianeta. Meno 3. Spunta ovviamente un altro xenomorfo dall'altro infetto che era col gruppo. Vengono tutti salvati perché c'è una figura che lancia un faro di luce. Psh, seguitemi! Sapete, noi il classico salvatore che sta sul pianeta da anni e che conosce tutto. Ovviamente nella lotta prima di essere salvati un tizio perde la mandibola, cioè lo xenomorfo letteralmente gli toglie la faccia con la coda. Psh, bruttino. Io quando ho visto questa figura con i capelli lunghi ho sperato fosse Numi il rapace. Nonsi, Nonsi, Flex. Oh cazzo! Non è Numi il rapace. È David con i capelli lunghi. Prima nota folle, cioè li hanno fatti talmente uguali, talmente umanoidi che a David crescono i capelli. O forse l'ha deciso Ridley Scott per farci credere per mezzo minuto che fosse Elizabeth Shaw. Visto che poi 2 secondi dopo David si taglia i capelli e non è più biondo come erano in Prometheus, ma è castano come Michael Fassbender. Quindi il gruppo che è rimasto, che è riuscito a rimanere vivo, si rifugia nella cittadella degli ingegneri. Quindi ragazzi, l'equipaggio si salva nella cittadella degli ingegneri e David comincia a raccontare. Da premettere che sono passati 10 anni. Dagli eventi di Prometheus, quando Elizabeth Shaw decide di andare a cercare i creatori al Covenant, sono passati 10 anni. David racconta che loro hanno raggiunto il pianeta degli ingegneri, perché a quanto pare quello è il pianeta degli ingegneri, ma durante la manovra di atterraggio c'è stato uno schianto e si è rilasciato il patogeno alieno, quello nero, la viscosa nera, che ha infettato tutto il pianeta per 10 anni, a quanto pare, tutto. Ovviamente non è così. Veniamo a scoprire, ve la faccio bella stretta, ragazzi. Veniamo a scoprire che David, ossessionato dalla voglia di creare, voi vi ricordate Guy Pearce? Wayland? Wayland aveva creato David perché lui poteva crearlo e lo aveva nominato suo figlio per andare a cercare i creatori, la vita eterna, l'eterna giovinezza. Va figlio mio perfetto e cerca i creatori. Questo David del cazzo, questo David pazzo con sindrome di Dio, aveva cominciato a fare esperimenti su tutta la vita che c'era sul pianeta. Animale, vegetale, insetti, mammiferi, ingegneri, perfino umani. Il mostriciattolo che era uscito dall'altro infetto. Non era stato ucciso da David, era scappato. Ritorna alla cittadella, un po' più crescitello, e comincia a fare strage. Tuttavia non attacca David, forse perché è un sintetico o forse perché David davvero riesce a comunicare con gli xenomorfi. Sta di fatto che Billy Crudup spara al mostriciattolo e vediamo per la prima volta David arrabbiato. Grida. No, che cosa hai fatto? Wow! Vediamo un sintetico arrabbiato. A questo punto, Crudup dice a David: o tu mi dici cosa sta succedendo, o io ti ammazzo, ti sparo. E allora David, senza scomporsi minimamente, lo porta nel suo laboratorio, dove gli mostra che appunto per 10 anni ha fatto esperimenti genetici fra la sostanza e tutta la vita su quel pianeta degli ingegneri. Praticamente, David ha fatto ingegneria genetica per 10 anni e finalmente lo porta al suo capolavoro, un uovo.
Dopo 10 anni di ingegneria genetica, David era riuscito a creare dal liquido nero e dalla biologia aliena di quel pianeta, era riuscito a creare un uovo, un contenitore per il facehugger. Ovviamente l'uovo si apre e Billy Crudup cosa fa? Proprio gli ha ficcato la cazzo di testa con la lanternina. E ci sono ora dico io, siamo nel 2017. Se ti si apre un uovo alieno in faccia e un droide che è l'unico sopravvissuto sul pianeta ti dice guarda, queste sono le cagate che Ridley Scott, alla veneranda età di quasi 80 anni, dopo 40 anni di film, potrebbe anche evitare. Perché io da Ridley mi sento preso per il culo. Quindi in questa cittadella ora c'è l'alieno che esce da Crudup, che era probabilmente il primo, la prima nascita. Infatti devo ammettere che Ridley la presenta in maniera quasi artistica. Si vede questo xenomorfo baby che esce dal petto di Crudup in maniera veramente leggiadra, esile, lungo, veramente lungo e magro. E David che è quasi felice, David è quasi Dio, che alza le braccia come per dire vieni figlio mio, alzati, ergiti. Covenant, vienici a prendere, stiamo per morire, ci stanno decimando, bla bla bla. La Covenant arriva, loro cercano di scappare. Ovviamente quindi abbiamo un David fuori di testa più uno xenomorfo adulto. Alla fine dei conti, Walter e David se le danno di santa ragione. Vediamo un po', aspettate, no, quello viene infettato, sì, perché praticamente uno dei due sopravvissuti riesce a salvare il signor Bob dalla faccia bruciata, ma a quanto pare, dopo averlo ficcato nella navetta medica della Covenant, a quanto pare, non si sa perché onestamente, non si sa perché, perché non è così in quelli originali. Semplicemente la bruciatura d'acido sulla faccia lo ha comunque infettato. E quindi da signor Bob esce un altro alieno del cazzo che si ficca dentro la Covenant. Dopo che Daniels aveva comunque ucciso l'alieno uscito da Billy Crudup. Quindi in questo film abbiamo tre xenomorfi, uno che viene ucciso quasi subito e due in due momenti diversi, più un sintetico fuori di testa con la sindrome di Dio. Alla fine del film, alla fine del film, riescono ad ammazzare anche l'ultimo xenomorfo e quando vanno nell'ipersonno, prima di addormentarsi per 7 anni, quello che è, Daniels dice, Walter, quando arriveremo sul pianeta mi aiuterai a costruire lo chalet in riva al lago? Lo chalet, quello che volevo costruire con mio marito, quello che ho detto a Walter e non a David. E lei capisce che hanno a bordo David. Il film finisce con David che entra nella sala della vita dei coloni, piazza dei baby facehugger assieme ai feti dei coloni e farà lo schifo con i coloni adulti, infettandoli, uccidendoli, chissà cosa. Io non voglio incazzarmi, non voglio incazzarmi. Però voglio dire alcune cose a Ridley Scott. Io l'avevo capito. Io l'avevo capito che avrebbe accantonato il progetto Prometheus dopo che gli hanno ammazzato il fratello Tony Scott mettendogli un tumore nel cervello e facendolo buttare da un ponte. Io l'avevo capito che lui non avrebbe continuato la storia di Prometheus. Però, amico mio, perché? Perché? Hai quasi 80 anni. Hai creato una storia fichissima. Tu hai fatto nel 2012 un film dove hai avuto il coraggio di dire che gli umani sono fatti dagli alieni e alla fine del film fai sì che David ed Elizabeth vadano tramite le coordinate prestabilite sul pianeta di origine della navetta, quindi dagli ingegneri. Potevi continuare una storia sensazionale degli umani che vanno in effetti a casa dei loro creatori e me la bruci così. L'hai bruciata così. Di contro, porca puttana, di contro mi hai fatto una storia che oggettivamente mi è piaciuta.
perché Walter e David danno una discussione riguardo il David vecchio di 10 anni fa. Vi avevano fatto troppo simili agli umani, eravate inquietanti. Noi siamo perfezionati, siamo obbedienti, siamo quasi come voi, ma non siamo in grado di creare, non siamo in grado di prendere scelte autonome, mentre David comunque era uno stronzo. Cioè David era stato creato molto simile a Weyland, forse un po' troppo. Ricordiamoci che infetta di proposito il fidanzato di Elizabeth per vedere cosa sarebbe successo. Nel suo essere uguale a noi, era un pezzo di merda. Walter invece era molto più buono e infatti è morto. Però capisci, fratello? Capisci, fratello? Tu mi hai bruciato la storia di Prometheus, ma al tempo stesso mi hai creato un droide con la sindrome di Dio che era ossessionato dalla creazione, la creazione, creiamo qualcosa di perfetto. Ovviamente scopriamo che Elizabeth Shaw non è morta accidentalmente, ma è stata uccisa da David perché, visto che era l'unica cosa vivente, nella fattispecie umanoide, sul pianeta assieme a David, che però è finto, quindi non è biologico, David ha fatto esperimenti su Elizabeth, l'ha fecondata, l'ha aperta in due. Cioè... Allora, devo ammettere che il nemico, l'antagonista David, è fighissimo, è fighissimo, ragazzi. Questo droide inarrestabile che ha fatto ingegneria genetica aliena per 10 anni per creare roba su roba su roba disgustosa, pericolosissima, altamente aggressiva, come dice nel film, estremamente aggressiva, grazie al cazzo. È affascinante, ragazzi. Sono stato affascinato. Ma porca di quella puttana! Tu mi hai bruciato Prometheus. Tu hai preso quello che hai fatto nel 2012, te lo sei ficcato nel culo, lo hai cacato e lo hai buttato in mezzo alla strada. Hai cacato Prometheus? Mi hai dato un antagonista cazzuto. Quindi, ragazzi, quello che ha detto Ridley Scott ieri, credo che l'abbia detto ieri, che fra 14 mesi, cioè fra 1 anno e 2 mesi, cominceranno le riprese al seguito di Covenant. Cosa succederà? Il film finisce con la Covenant che si dirige dove doveva andare, cioè nel pianeta abitabile, con Danny McBride vivo e inconsapevole, Catherine Waterston viva e consapevole, e David che avrà fatto il bello e il brutto con tutti i coloni che c'erano sulla Covenant. Avrà fatto lo schifo. Quindi, ragazzi, da Vespertini è tutto. Io sono estremamente combattuto perché il film, che ha molte cagatine sciocche, la ciurma che si divide, vabbè, tu sei in una cittadella su un pianeta alieno e vabbè, Crudup che ficca la faccia nell'uovo, vabbè. Voi comunque che vi fidate di un androide vivo su un pianeta alieno per 10 anni. E a quanto pare si sapeva che la serie David era disfunzionale. Che cazzo vi fidate di lui, porca merda? Diciamo, ragazzi, che il film, purtroppo, nel 2017 è ancora saturo delle cagatine Ridley anni 70, 80, 90, cioè le sciocchezze. Non dividetevi e si dividono. Non fidatevi e si fidano. Non ficcare la testa dentro un uovo che ti arriva al petto e che non sai che cosa sia. Ce la ficco. Cioè... Le cagatine che mi fanno sentire dire che prendono in giro lo spettatore. Il film si salva perché il David è cattivissimo, ma non è cattivo così tanto per. David ha una sua genialità. Mi è piaciuto tantissimo il Fassbender David. Poi devo ammettere che lo scontro finale molto borne è stato inaspettato ma gradevole. Quindi, ragazzi, Vespertini vi dice: vedete il film non a prezzo pieno, perché non lo merita, ma vedetelo perché, anche se dal punto di vista Prometheus è estremamente deludente, se lo vedessimo da film di fantascienza totalmente a sé stante, Ridley Scott, bucio di culo Covenant. Però, ragazzi, sappiate che Prometheus, gli ingegneri, David, Elizabeth Shaw, i nostri creatori, è stato tutto preso, cacato e buttato.
E non credo che nessun'altra avrà il coraggio di fare un film così famoso di noi che siamo fatti dagli alieni. Perché vedete, ragazzi, Ridley Scott nel 2012, ecco perché gli hanno ammazzato il fratello. Ridley Scott con la scusa di fare il prequel di Alien, ha fatto un film totalmente diverso. Un film degli umani che sono fatti dagli alieni. E poi alla fine gli ha buttato uno xenomorfo bizzarrino giusto per accontentare quelli che erano andati là a vedere il prequel di Prometheus. Ma Prometheus come film a sé stante è un capolavoro. Un nome famosissimo, Ridley Scott. Un budget enorme e lui fa un film sugli alieni che fanno gli umani. Tac, fregato, fregato. E ora si è cacato sotto. Dopo 5 anni di attesa, 7, 2, sì, dopo 5 anni di attesa, Ridley Scott si caca sotto, cancella Prometheus e fa l'ennesimo Alien. Il segnale sconosciuto, l'equipaggio decimato, scappiamo sulla navetta, ammazziamo l'alieno. Peccato, perché non ci sarà nessun altro probabilmente per almeno 20, 30, 40 anni che avrà il coraggio di prendere un budget così grosso e un nome così grosso come Alien per raccontare una storia complottistica completamente diversa da quella originale. Ridley, dal punto di vista cinematografico, vabbè, non si discute, il film è gradevole, ma manca quella genialità che ti sei tirato fuori con Prometheus. Mi dispiace, ragazzi. John Logan e Michael Green, potevate fare di meglio, ragazzi, potevate fare di meglio. Da Vespertisil, da Vesprescliris, da Strenfeltilis, è tutto. Se vedi mio tigre.